stop alle cartelle pazze fino a settembre. Il popolo dei multati romani tira un respiro di sollievo in attesa che si concluda l'iter parlamentare dell'emendamento al decreto anticrisi, dove è previsto il mini condono sulle multe arretrate. I romani non dovranno onorare le richieste di pagamento ancora pendenti che risalgono al 2004 o agli anni precedenti. La sospensione vale soltanto per le contravvenzioni stradali, non per gli arretrati dell'ICI o per altre imposte. Una multa non pagata raddoppia dopo 60 giorni dalla contravvenzione e poi aumenta del 10% ogni mese e all'importo vanno aggiunti i diritti di riscossione. Con il concordato si tornerebbe a pagare l'importo iniziale, al quale andrebbe aggiunto soltanto il 4% di aggio per la società che riscuote. La battaglia sulle multe pazze è stata condotta anche dall'associazione Radici, che ora chiede, attraverso una raccolta firme, un ulteriore step. Arrivare alla sospensione in attesa del riordino delle multe, insomma, di come vengono prescritte e quanto altro, la sospensione delle ipoteche, dei fermi amministrativi e in pratica anche del blocco addirittura, insomma, di conti correnti. C'è una sproporzione enorme tra il costo, per esempio, di un appartamento, quindi l'ipoteca, e in pratica una multa che peraltro il cittadino non sa di non aver pagato. Spesso e volentieri ci si accorge di non aver pagato una multa quando si va a vendere la macchina oppure quando si va a vendere l'appartamento, e lì si scopre che l'appartamento è ipotecato oppure che la macchina in pratica è sottoposta a fermo amministrativo, quindi non si può vendere, ma in quel caso nemmeno potrebbe circolare la macchina. Al concordato potrebbero essere interessati tra i 400 e i 600.000 romani per un totale di 2.700.000 verbali. Dall'emendamento il Comune di Roma avrà il beneficio di velocizzare i pagamenti ormai arretrati da anni, con una ricaduta sulle casse capitoline di 304 milioni di euro. Si stima infatti che delle multe elevate nella città eterna sia incassato solo il 49,4% del totale.